mia bella Madonnina, che te brilla. E mo, come troviamo? Questa è la piazza, e di qua devono passare. Ve l'avevo detto però che era meglio non fargli l'improvvisata. E c'hai ragione, ma qui siamo nel nord, poi è tutto più grande. Adesso risolviamo però, chiediamo dove sta l'ufficio postale. Voi che non conoscono i bigliettoni. Ma chi chiediamo? Qua vanno tutti di corsa, sono tutti turisti. Un momento, sono salutato con un pulone bianco là, noi. Chi parla? Mica ci capiamo, no? Vai, non ti preoccupare. Spostare la bocca, per piacere. Brigadiere! Scusami? Ah, io chi ti bevo, bene! Ho stato che tu vedo sotto per me! Scusami! Sai che? Ha capito! Insomma, vuole un segreto! Non ce l'abbiamo, una forbicetta va bene lo stesso? Falegname! Scusate! Scusami! Voi? Noi chi? Voi militare, diciamo. Io? Siete di qua? Seghe? Vuole per forza il seghe? Non ce l'abbiamo il seghe. Da gitti che fa legname! Un coltellino non è lo stesso. No, sentite, fatemi parlare a me. Non mi interrompete, se no mi imbroglio. Oh. Noi. Noi volevamo sapere l'indirizzo dove abitano Alberto e Mattia. L'ho detto. Quello uno calvo e uno con i capelli ricci che hanno fatto benvenuti a sud. Capisci? Sei che? Sei fissato con Soghetti. Ma facciamo parlare, mica il mio nonno è falegname. Scapisce. Dunque, noi abbiamo trovato due compagni nostri. Uno si chiama Bert, un altro si chiama Mattia. A Bert non l'uno, ma ti dà capito tutti i ricci che ci fossero una scarola. Ma sono posto matto. Io posso fare la pensione, se non con i pezzi che c'erano. Questo fanno come ci faccio con il papà. Hai capito? Alberto e Mattia, quelli di Benvenuti al Sud. Brava. Ah, certo, sì, di qui devono passare. Però dovete aspettare un po', eh. Un poco quando? È tipo a gennaio. Se che?